Ciao a tutti, sono Simone Panozzo, lo chef del ristorante La Fiamma di Breganze. Nella ricetta di oggi prepariamo insieme un primo piatto. Facciamo le bavette all'amalfitana. Adesso andiamo in cucina e vediamo subito cosa ci serve. E poi partiamo dalla menta, ci serve della menta fresca, delle bavette, ci serve un po' di cipolla e uno spicchio d'aglio perché dovremmo fare una crema con queste zucchine qua. Ci servono delle alici del Cantabrico, preferibilmente, del sale, dell'olio extravergine, chiaramente sale e olio come la cipolla quanto basta, quindi ognuno di noi poi si regola sulla salatura e quanto olio mettere per il soffritto, e dei capperi sottosale. I capperi sottosale dovremmo lavarli e metterli in forno. Ok, li metto in forno a 50 gradi per 30 minuti, poi controlleremo, chiaramente devono essiccarsi perché poi qua faremo una polvere. Ok, faremo la polvere con i capperi. Adesso allora io comincerò con partiamo con il lavare le zucchine e fare il soffritto per poi andare a cucinare le zucchine che le faremo diventare una crema di zucchine. Ecco, tagliamo le zucchine a pezzi. Qui abbiamo intanto il soffritto, sta andando avanti. Abbiamo fatto un soffritto con cipolla e aglio. Ecco, il soffritto è pronto. Andiamo a mettere le zucchine. Andremo ad aggiungere un po' d'acqua, poca, mezzo bicchiere. Lasciamo qua 2 minuti in ammollo. Sì, allora i capperi sono qua, come vedete li abbiamo strizzati e messi sulla carta, su una teglia con la carta forno. Adesso in forno, abbiamo detto 50 gradi per mezz'ora. Bene, le zucchine sono pronte, adesso le tolgo dal fuoco e le passo al frullatore. Allora. Sì, direi che questa va bene. Eccoli qua, allora, i capperi adesso sono essiccati, adesso andremo a passarli al frullatore. Qua, allora io suggerisco di lasciare i capperi, di fare sì una polvere, però lasciarla anche un po', come dire, grossolana, un po' a pezzettini, così poi rende di più sul piatto, diciamo, quando andremo a spadellare la pasta rende di più con il cappero, che non sia proprio frullato, che non sia una polvere proprio. Ok, ecco, saliamo l'acqua e poi buttiamo giù la pasta e andiamo avanti con la nostra ricetta. Ecco qua, allora apriamo le acciughe intanto. Io ne metterei anche un'altra, quindi facciamo anche 2,5/3. Adesso mettiamo sul fuoco con un pelino d'olio e le facciamo sciogliere. Allora, fuoco bassissimo, facciamo sciogliere le alici. Ecco, una volta che sono sciolte, ci aggiungiamo la crema di zucchine, sminuzziamo dentro qualche fogliolina di menta e comunque dopo la metteremo anche come decorazione sul piatto, e mettiamo anche un po' di polvere del capperi qua, così. E adesso aspettiamo che sia pronta la pasta e poi andremo a spadellare. Allora, lasciamo un po' d'acqua di cottura sulla pasta, così andiamo a finire l'eventuale cottura, manca magari un minutino, allora li lodiamo qua in padella. Adesso, allora, a me sembra anche bella asciutta, quindi ci aggiungo un pelino d'olio e anche una cucchiaiata di crema. Ecco, la pasta è pronta,
andiamo ad impiattare. Allora io ci metto un po' di polvere del cappero dopo cottura così, ok? Ci mettiamo la fogliolina di menta sopra e questa è la nostra pasta pronta. Pronta per essere mangiata. Okay. Ecco ragazzi, allora questo è il momento più interessante della ricetta secondo me, cioè il momento dell'assaggio, comunque il momento di capire quanto buono il piatto che abbiamo preparato oggi. Io ci metto a fianco un calice di vino bianco perché secondo me sta benissimo. Assaggiamo la pasta. Intanto, prima di mangiare, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di andare sul nostro profilo Facebook e di mettere qualsiasi commento appunto sotto al video. Allora c'è la menta, amo la menta, comunque mi dà quel sentore, la si sente appena appena, però gli dà quella nota di freschezza. Secondo me la pasta è buonissima, questa qua si può mangiarla a pranzo, a cena, di notte, alle 4 o 5 la mattina, non si sa cosa fare, è finita la serata con gli amici, una bella pasta, le bavette all'amalfitana della fiamma, buone. Se avrete piacere ci vediamo alla prossima ricetta, ciao!